Giovanni Cavallo e Maldivia Polini, coppia nel ballo e nella vita, entrambi professionisti di danze latinoamericane. Gianni, inoltre, è istruttore della scuola Move Dance Team Diablo Modica. Questa meravigliosa coppia adesso riparte alla grande con una medaglia d'oro nella categoria Professional Division Latin, il più alto livello di ballo, in una finale che vedeva coppie di altri stati, come Spagna, Australia e Germania. Una gara che è sinonimo di soddisfazione e ripartenza. Una pandemia che, come dice lo stesso professionista, ha sorpreso tutti, e riuscire a motivare e dar forza in un momento così surreale è stato il segreto del successo ottenuto. La prima gara si è svolta proprio questo fine settimana al Palasport di Baricella, Bologna, e nonostante le restrizioni anti-Covid, gli organizzatori sono riusciti a rendere la situazione tranquilla e sicura. Una gara che aspettavano in tanti, lo hanno dimostrato le tante iscrizioni che sono andate ben oltre le aspettative. Un trampolino di lancio per dimenticare quanto vissuto. La manifestazione si svolta come da prassi senza pubblico, al fine di poter ballare in sicurezza e senza ulteriori rischi. Gianni Cavallo non ha intenzione di fermarsi, anzi ha dichiarato che questo è solo un punto di partenza per prepararsi alle prossime competizioni internazionali. Ha dedicato la sua vittoria a tutte le persone che hanno lottato contro questo nemico invisibile chiamato coronavirus. I veri campioni, commenta, sono loro. Nel video presenti anche gli allievi che seguono le orme dei maestri Cavallo e Polini. Troviamo i due ballerini modicani, Stefano Maltese e Chiara Cerullo, categoria quarti di finale Under 21. Troviamo anche Giorgio Gabriele Spadaro, che balla con Lucia Gulic, già campioni nazionali che rappresentano il Belgio e hanno vinto la 14ª-15ª standard. Qualcosa che rende orgogliosi tutti noi modicani, perché Modica nella danza sportiva internazionale c'è ed è pure in vetta.